Il neo segretario provinciale della CGIL Fabrizio Simonetti, eletto all'unanimità nello scorso congresso del sindacato, ha tenuto una conferenza stampa alla Camera del Lavoro di Viareggio per fare un focus sulle problematiche relative al mondo del lavoro versiliese. Una linea dirigenziale, quella di Simonetti, che andrà nel solco di quanto messo in campo dalla precedente gestione di Rossano Rossi, dato che Simonetti faceva già parte della segreteria e che vede il sindacato dover affrontare numerose questioni, prima tra tutte quella legata ai nuovi lavoratori e al precariato. Io ho detto e ripeto qui che uno degli aspetti fondamentali che dovranno caratterizzare i prossimi anni per la CGIL in generale, ma anche per noi, è quello di riuscire a metterci in contatto con quella larghissima parte del mondo del lavoro che ad oggi non riusciamo ad intercettare. Pensa a tutte le figure precarie, ai giovani, alle varie partite IVA più o meno fittizie. Insomma, c'è una prateria sterminata di persone che non riescono a entrare in contatto con noi e che hanno più difficoltà a far valere i loro diritti. Tornando alla Versilia, due sono stati i temi principali toccati da Simonetti. Quello legato al settore della nautica, con un frazionamento sempre crescente di appalti e subappalti complicatissimi da tutelare, e l'altro quello dei lavoratori stagionali. E qua il monito del neo segretario è stato indirizzato anche verso i lavoratori e al controllo dell'applicazione dei contratti di lavoro. Ma un primo passo che penso che sarebbe già essenziale e fondamentale è l'applicazione dei contratti. Cioè, ci sono dei contratti di settore che prevedono... potrebbe essere una banalità, ma non lo è. Applicando il contratto già tu ti poni nell'ambito delle norme, diciamo, perché sono norme chiare, stabilite, poi uno decide se accettare o non accettare.